Ladri in azione nella notte, 9.000 euro al bar Giangio del Parco Brun con spaccata e quasi 1.000 alla cantina Fredda di Via di Toppo. Ladri in azione nella notte. Ancora paura in Borgo Stazione dopo un gruppo di giovani stranieri ha dato vita a una rissa in Via Leopardi vicino all'autostazione, una bottiglia rotta usata come arma. Dimesso per due volte dal pronto soccorso di Udine, 65enne di Pogoleto muore per embolia polmonare dopo due giorni, denuncia dei familiari, effettuata l'autopsia ad ucciderlo, è stata un'embolia. A Fagagna l'ennesimo caso di truffe e danni di anziani, ancora una volta con la tecnica del finto carabiniere del falso incidente a parenti, ma le eventi hanno raggirato una donna di 88 anni facendosi consegnare monili in oro. Celebrati a Udine gli 80 anni di Coldiretti, ribadita con forza la voglia di lottare per la tutela dei prodotti tipici. A quattro giornate dalla fine parte un campionato nel campionato. Il prossimo turno prevede Cagliari, Lecce ed Empoli Frosinone. L'Udinese in campo lunedì conoscerà già il risultato delle rivali. Ospite lunedì di Udinese Tonight, Martin Pagero ha espresso la soddisfazione per il punto conquistato a Bologna e per la fiducia che il nuovo allenatore ha restituito alla squadra. Buonasera e ben trovati con il nostro TG di Udine. Tanti gli argomenti da andare a toccare insieme in questa mezz'ora prima del nostro post TG, che vi anticipo già sarà ricco di argomenti sportivi, perché saremo live in diretta da Fagagna al ristorante La Crosere per la cena di club dell'Udinese del Medio Friuli, quindi saremo là collegati per vedere tutto quello che accade con ospiti importanti, Gian Piero Pinzi, Sandy Lovric, il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino. Questo però è quello per cui insomma vi attenderemo anche dopo il telegiornale che invece apriamo con la notizia dei furti, tanti furti nella notte a Udine, presi di mira due esercizi pubblici con bottini importanti, vediamo il servizio. Ladri in azione in piena notte a Udine, il primo colpo messo a segno al chiosco del Parco Brun di Piazzale Chiavris. Qui i malviventi, approfittando del buio, hanno agito indisturbati. Forzata la porta d'ingresso con un piede di porco e sfondando il vetro, sono entrati all'interno razziando il più possibile. Individuato il registratore di cassa, lo hanno asportato e svuotato di tutto il denaro contante. Il bottino si aggira, secondo una prima stima, oltre i 9.000 euro. A ciò bisogna sommare gli ingenti danni provocati dai ladri che hanno messo a soqquadro il locale, spaccando e rovesciando tutto quello che si sono trovati davanti. Sotto osservazione le immagini immortalate delle telecamere esterne e interne che hanno registrato fotogramma per fotogramma il raid. Alle 2.26 il furto all'interno della cantina Fredda di Via di Toppo, circa un chilometro dal primo passaggio. Qui i malviventi si sono introdotti nel locale forzando una finestra. Arrivati alla cassa l'hanno aperta, ma il sistema d'allarme è entrato in funzione. Prima di darsi la fuga sono riusciti a prelevare circa 500 euro in contanti. In entrambi i casi indagano i carabinieri. A Udine è giornata di lavoro per le forze dell'ordine, perché c'è stata un'altra rissa in Borgo Stazione. Uno straniero in preda all'alcol espleta i suoi bisogni proprio davanti alla stazione e scoppia una mega rissa tra ragazzi stranieri in via Leopardi. Alcuni sono stati allontanati per bivacco non autorizzato in piazzale D'Annunzio, una situazione che continua ad essere difficile. Vediamo il servizio. Un film già visto, scene che si ripetono, un disco rotto. Ordinaria amministrazione quando al centro della cronaca compare Borgo Stazione. Nel pomeriggio di lunedì 29 aprile il copione si è ripetuto per tutti i gusti, nessuno escluso. Prima uno straniero sotto effetti dell'alcol che ha pensato bene di espletare i propri bisogni tranquillamente all'ingresso della stazione ferroviaria davanti agli occhi increduli delle persone. Sul posto i carabinieri assieme ai sanitari del 118 che hanno preso in carica l'uomo trasferito in ospedale. Ma il peggio si è consumato poco più avanti in Viale Leopardi, di fronte alla stazione delle Corriere, dove alcuni minori stranieri si sono azzuffati tra loro per futili motivi. Uno ha afferrato un collo di bottiglia rotto utilizzato come arma bianca, minacciando uno dei rivali, mentre gli altri si menavano con calci e pugni. Alcuni residenti, assistendo alla zuffa, hanno allertato le forze dell'ordine attraverso il numero unico di emergenza 112. Pochi istanti alle volanti della questura e gli agenti della polizia locale sul posto. Al loro arrivo dei duellanti nemmeno l'ombra. Poco distante, all'altezza del cavalca ferrovia che collega Piazzale D'Annunzio a Viale Palmanova, alcuni stranieri sono stati fatti sgomberare per bivacco non autorizzato.
Cambiamo argomento ora e passiamo a quello che è accaduto a un uomo di 65 anni di Povoletto. Era stato al pronto soccorso per ben due volte nel giro di 48 ore lamentando dei dolori, lamentando insomma delle insicurezze. È stato rimandato a casa e poi purtroppo è morto per embolia polmonare. Si reca in pronto soccorso per due volte nell'arco di 48 ore perché gli manca il fiato, ma in entrambi i casi viene rimandato a casa. Trascorsi altri due giorni però viene colto da malore con i medesimi sintomi e muore in ambulanza durante il trasporto in ospedale. La vittima è un uomo di 65 anni di Povoletto. Per accertare le cause del decesso, la moglie e la figlia hanno presentato querela e la procura di Udine ha disposto l'autopsia, indagando per omicidio colposo due cardiologi e un medico del locale pronto soccorso. L'autopsia, eseguita nella mattinata di martedì 30 aprile dal medico legale Antonello Cirnelli, ha accertato che la morte è stata causata da embolia polmonare. Gli ulteriori accertamenti, che saranno completati entro 90 giorni, dovranno stabilire se la patologia poteva essere individuata nelle due visite effettuate in ospedale. All'esame odierno hanno partecipato anche i periti degli indagati. E non si fermano le truffe telefoniche agli anziani, ve le stiamo raccontando quasi quotidianamente, quindi veramente bisogna prestare attenzione. L'ultima vittima è una donna di 88 anni residente a Fagagna. La trama è sempre la stessa, un finto carabiniere che chiama la sua preda scelta annunciando che il nipote, insomma, o qualche parente vicino ha causato un grave incidente. Per evitare il carcere la donna è necessario che versi una certa somma in denaro o monili in oro al collega che sta per arrivare presso la sua abitazione. La vittima, all'arrivo del complice, ha consegnato a lui quanto avesse per le mani, in questo caso precisamente monili in oro, per un valore stimato di circa 3.000 euro. Preso quanto dovuto, il finto carabiniere ha salutato e ha fatto perdere le proprie tracce. Una volta scoperto il furto, per la vittima non resta che sporgere denuncia ai carabinieri, quelli veri. Su questo episodio indagano i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli. È stato investito un ragazzino sulle strisce pedonali a Terenzano di Pozzuolo. Per fortuna non è grave e si cerca ora il conducente dell'auto pirata che è fuggito senza prestare adeguato soccorso. Un ragazzo di 12 anni è stato investito da un'auto in transito nella giornata di lunedì 29 aprile lungo la strada regionale 353 all'altezza di Terenzano, in comune di Pozzuolo del Friuli. L'episodio si è consumato intorno alle 13.15. Il 12enne stava rincasando da scuola mentre era in procinto di attraversare le strisce e veniva colpito nella parte posteriore del velocipede da un'auto di grossa cilindrata di colore rosso, facendolo cadere a terra. La persona alla guida pensava bene di non prestargli soccorso, dandosi la fuga. Nella caduta riportava traumi, per fortuna, di lieve entità. La madre, dopo aver sporto denuncia ai carabinieri, ha lanciato l'appello sui social per la ricerca di testimoni che abbiano assistito alla scena, di allertare le forze dell'ordine per risalire all'identità del pirata della strada. Sotto esame le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'area del sinistro. Indagini tuttora in corso. E a proposito di incidenti, ce n'è stato uno questa mattina intorno alle ore 8 anche nei pressi della stazione di Gemona, dove un uomo è stato investito mentre proprio doveva in teoria attraversare le strisce. Vediamo anche questo investimento. Una persona di 55 anni è stata investita questa mattina, poco prima delle 8, davanti alla stazione di Gemona. Si tratta di un uomo residente a Martignaco che stava probabilmente attraversando la strada e che è rimasto coinvolto in un incidente, investito da una ragazza di 25 anni di Treppo Grande. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tolmezzo e un elicottero inviato dalla Sores con il paziente, che è stato elitrasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per accertamenti. Non risulta essere fortunatamente in pericolo di vita né in prognosi riservata. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di isolamento del tetto quando si è sviluppato un incendio. È accaduto a Mortegliano nella tarda mattinata di oggi. I proprietari iniziano lo spegnimento con il tubo di gomma per innaffiare il giardino e poi sono arrivati invece i pompieri. Vediamo il servizio. Nella tarda mattinata di oggi, 30 aprile, poco dopo le 12.30, un incendio si è sviluppato sul tetto in legno di una casetta di due piani a Mortegliano. Le fiamme sono partite durante i lavori per l'isolamento.
Gli operai che stavano lavorando hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco e avvisato i proprietari che si trovavano all'interno dell'abitazione e hanno iniziato a estinguere le fiamme con un tubo in gomma di quelli che si usano per annaffiare il giardino. Giunti sul posto, i pompieri hanno completato le operazioni di spegnimento, verificando anche che nelle parti in legno toccate dall'incendio non covasse ancora qualche focolaio nascosto. L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza del tetto e con un controllo strumentale nell'alloggio per verificare che nelle stanze non vi fosse la presenza di gas residui della combustione. Un furgone in sosta all'interno del parcheggio della zona rurale di Premariacco è stato visitato dai ladri. Il furto è avvenuto domenica 28 aprile. Hanno prima rotto un vetro della cabina di guida per poi aprire lo sportello e una volta dentro hanno asportato il borsello che conteneva denaro contante di piccola taglia e anche i documenti, facendo poi ovviamente di conseguenza perdere le proprie tracce. È stato poi il proprietario, e si tratta di un uomo di origini rumene, a scoprire il tutto e quindi a sporgere denuncia ai carabinieri. Nell'area del furto purtroppo non erano presenti telecamere di videosorveglianza. Durante i controlli effettuati nei giorni scorsi nei comuni della Carnia, le forze dell'ordine sono state impegnate in diversi controlli volti al rafforzamento della sicurezza stradale, nonché alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Nei guai è finito un quarantenne carnico in quanto sprovvisto di patente perché mai conseguita alla guida della sua vettura, priva di copertura tra l'altro assicurativa e mancante pure della revisione prevista. Inoltre nei pressi della stazione delle Corriere di Tolmezzo, ma anche nelle vicinanze del complesso del centro studi sempre di Tolmezzo, sono state contestate delle violazioni relative all'uso personale di sostanze stupefacenti con sequestri di marijuana, hashish ed eroina e con le conseguenti segnalazioni alla locale prefettura. Fondamentale è stato per questi controlli il contributo di Crizia, il pastore tedesco antidroga della Compagnia della Guardia di Finanza di Tarvisio. Un parapendista è stato soccorso nel primo pomeriggio di martedì 30 aprile per la caduta avvenuta poco dopo il lancio dal Monte Quarnan nel comune di Montenars. L'uomo ha perso il controllo del mezzo, causa probabile da imputare a una raffica di vento non prevista, precipitando nella vegetazione sottostante. A lanciare l'allarme le altre persone che erano in attesa del loro turno del lancio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre del soccorso Corso Alpino di Udine, i sanitari del 118 e i carabinieri del radiomobile di Tolmezzo per quanto di competenza. Il ferito, una volta recuperato, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine per i traumi riportati, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. E adesso andiamo a vedere il servizio sugli 80 anni di Coldiretti. Vediamo. Coldiretti è vitale e riparte con alcune battaglie a difesa del Made in Italy. La sfida prioritaria del futuro è la tutela dei prodotti nazionali e Coldiretti lo ha ribadito con forza nel corso dei festeggiamenti del proprio 80° compleanno al centro congresso di Udine Fiere, presenti un migliaio di soci da tutta la regione. Nell'occasione è stata rilanciata la raccolta firme per la proposta di legge europea di iniziativa popolare a difesa del Made in Italy. Dopo la presenza a Bruxelles 2 mesi fa, l'ente continua con forza le proprie battaglie con richieste specifiche. Ritorniamo dal Brennero, abbiamo fatto più di 600 presenze solo come Friuli, no? Sul passo del Brennero e da lì abbiamo lanciato la proposta di legge iniziativa europea per quanto riguarda la difesa del Made in Italy. Vogliamo che, diciamo, il codice doganale praticamente venga cancellato. Non è possibile che l'ultima trasformazione sostanziale possa far diventare Made in Italy un esempio. Il pomodoro cinese che diventa passato, no, non è corretto. Credo che oggi l'identità del territorio vada difesa. Tra i prodotti di punta a livello locale non mancano Montasio e San Daniele, ma la lista a livello italiano è lunga. La necessità nell'imminente è quella di dare redditività alle aziende. All'interno del mercato europeo, ma anche mondiale, siamo i primi e ci invidiano tutta la nostra il nostro fare. Teniamo conto che la nostra esportazione vale 64 miliardi di euro a livello mondiale, qui il Made in Italy è una forza trainante per il paese.
Si è tenuta nella sede di Via del Partidor l'assemblea di Arriva Udine convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione giunto a scadenza. Per il prossimo triennio il CDA ha confermato alla presidenza Angelo Costa e ha nominato su indicazione dello stesso comune di Udine la nuova vicepresidente Daniela Perissutti. Il gruppo Arriva ha nominato Diego Regazzo nuovo amministratore delegato. Completano il board i consiglieri Roberta Terpin e Aniello Semplice. Diego Ragazzo, avvocato con lunga esperienza come dirigente all'interno di compagnie internazionali nel settore dell'industria, prima di ricoprire la posizione di AD in Arriva Udine per 8 anni, ha assunto incarichi dirigenziali in Trieste Trasporti e a partire dalla costituzione del consorzio anche in TPL FVG. E dopo il sindaco Chiarvesio, sindaco di Fagagna, che avevamo intervistato ieri proprio in merito al tema dell'ampliamento del tracciato che da Sequals porta a Gemona, oggi anche per par condicio abbiamo ascoltato il suo competitor Andrea Schifo, candidato appunto sindaco di Fagagna, e anche lui si dice contrario al progetto di ampliamento del tracciato. Il paesaggio, insomma l'ambiente, circostanze è troppo importante per essere intaccato. Vediamo il servizio. Noi ovviamente siamo amministratori locali, pertanto a presidio del nostro territorio, conoscendo le bellezze, il valore culturale, storico di quello che ci circonda, ovviamente non possiamo che dirci contrari a una soluzione che possa intaccare tutto questo patrimonio. Inizia con queste parole il discorso di Andrea Schifo, candidato sindaco di Fagagna, che esattamente come l'attuale primo cittadino si dice contrario allo studio di un progetto che prevederebbe l'ampliamento del tracciato che da Sequals porta a Gemona. Insomma, questa strada non sa da fare secondo la comunità, troppo importante salvaguardare il patrimonio paesaggistico e ambientale del territorio, e nel frattempo la raccolta firme prosegue in attesa che si provi a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Ma le criticità sono proprio il fatto di andare a permeare un territorio così bello come si può vedere, costituito da colline, costituito da una serie di qualità come il parco del Chiastenar, che è qui proprio vicino a noi, l'oasi dei Quadris che è qua vicino, che è un sito Natura 2000, abbiamo una casa forte duecentesca, castelli, una strada romana che portava da Concordia ad Artegna, e pertanto abbiamo già intavolato un confronto che ci porterà probabilmente nel corso del mese di maggio ad un nuovo incontro con i territori, con gli amministratori locali della comunità collinare del Friuli e con l'assessore Amirante, cercare una soluzione che permetta di risolvere i problemi della viabilità in regione, ma al contempo sostenere il mondo economico e le aspettative degli imprenditori. Il maltempo aveva causato danni ingenti, adesso le imprese aspettano i ristori adeguati. Vediamo. Un altro passo avanti verso il ristoro dei danni subiti dalle imprese a causa del maltempo tra metà luglio e la prima settimana di agosto 2023. In particolare le violente grandinate che avevano devastato capannoni e altri locali delle imprese. La misura è destinata alle aziende non agricole e ai professionisti con sede legale o operativa nel territorio di uno dei 196 comuni colpiti nelle ex province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, individuati dal decreto della protezione civile del 22 agosto 2023. Sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia sono stati pubblicati i documenti utili a procedere con la rendicontazione degli interventi e dei relativi rimborsi alle imprese. Questo passaggio avvia le procedure operative del decreto di concessione dei ristori che a fine marzo ha visto individuare 1.200 imprese beneficiarie per un controvalore di 24,7 milioni di euro. La rendicontazione in forma a una nota comprende la relazione di dettaglio degli interventi realizzati o, nel caso di liquidazione di contributi di importo superiore a 10.000 euro, la perizia asseverata da un tecnico. Questa mattina in Sveglia Friuli c'è stato un acceso dibattito sul tema delle agevolazioni previste dalle politiche abitative in regione. Al centro della discussione il requisito dei 5 anni di residenza prima di poter accedere ai benefici. Dallo studio è partita un'idea affidata a Di Bert della lista Fedriga e Martinez del Partito Democratico. Nessuno ha pensato ad un requisito post agevolazione, cioè dire io ti do l'agevolazione ma devi rimanere almeno 10 anni.
Nasce dagli studi di TV12 un'idea per la nuova norma che la maggioranza ha promesso di presentare entro l'anno sulle politiche abitative. Potrebbe essere una buona idea, una proposta, un qualche cosa su cui discutere, e non posso fare altro che ringraziarla. Il dibattito in Consiglio regionale su questo tema è stato aperto da un emendamento dell'opposizione che ha proposto di abolire il requisito dei 5 anni di residenza pregressa per accedere alle agevolazioni. Potrebbe avere un senso, di premere un senso anche questo, di dire ti agevolo che tu rimani, no? In un, come si fa per le aziende, ti do un contributo per creare un'azienda, però devi tenere il tuo, no, la tua azienda, il tuo stabilimento in regione per X anni. Ha un senso. Analoghi regolamenti in altre regioni sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale, che prima o poi potrebbe pronunciarsi anche sul Friuli Venezia Giulia. Corte Costituzionale che si è già espressa su un altro tema, sempre legato all'accesso alle agevolazioni sulla casa. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato, perché parla di disparità, l'italiano fa un'autocertificazione e a lui gli crediamo. Lo straniero che viene qua fa un'autocertificazione e a lui non crediamo. Non è possibile che tutto sia giustificato per la gente del luogo e per quelli che vengono da fuori ci siano 1001 giustificazioni. E no, possiamo andare avanti così. Adesso apriamo la nostra pagina sportiva, lo facciamo andando a vedere quelli che sono i risultati del 34esimo turno, un turno che si è chiuso come vediamo in grafica proprio ieri sera con la vittoria secca, netta del Genoa per 3-0, un Genoa che nonostante non abbia più obiettivi continua a fare il proprio percorso dopo aver battuto qualche settimana fa il Verona a domicilio, altra squadra, quella gialloblu impegnata nella lotta salvezza, fa lo stesso in casa e continua a divertirsi e a divertire battendo anche il Cagliari. Prima ovviamente del Genoa si erano giocate tutte le altre, un turno che era cominciato addirittura venerdì scorso con la vittoria netta per 3-0 del Frosinone sulla Salernitana, poi il pareggio per 1-1, tutto nel recupero tra Lecce e Monza, e quanto sarebbe stato positivo invece un successo dei salentini che con ulteriori 2 punti insomma sarebbero stati ancora più tranquilli, avrebbero potuto ospitare l'Udinese fra una decina di giorni con più serenità, però insomma così non sarà. 0-0 poi tra Juventus e Milan nella gara insomma clou del turno, 1-0 della Lazio che aveva fatto il suo dovere battendo il Verona, così come il suo dovere l'aveva fatto l'Inter in casa continuando a vincere battendo per 2-0 il Torino, 1-1 e lo sapete tra Bologna e Udinese, 2-0 per l'Atalanta che tiene l'Empoli insomma a portata dei bianconeri, 2-0 per i bergamaschi, 2-2 nell'altro big match di giornata tra Napoli e Roma, e poi appunto domenica sera prima della gara di cui avevo già parlato tra Genoa e Cagliari c'era stata la vittoria della Fiorentina che aveva battuto 5-1 un Sassuolo che, se adesso possiamo vedere la classifica, è veramente vicino insomma a tirare i remi in barca, un Sassuolo che non è così lontano in realtà dalla stessa Udinese, solo 3 punti sotto, però è a 5 punti dalla quota salvezza, e con 4 giornate al termine veramente la sentenza insomma rischia di essere una condanna e rischia di essere la squadra nero-verde la prima ad accompagnare in Serie B la Salernitana, che invece proprio con la sconfitta contro il Frosinone è stata già condannata matematicamente alla serie cadetta. Poi come detto l'unica a fare punti oltre al Frosinone in basso è stata proprio l'Udinese, che ha mosso quantomeno la classifica e si è avvicinata andando a rubare un punticino a Empoli e Verona che insieme ai Ciociari sono rimaste a 31, fermo anche il Cagliari come detto per la sconfitta contro il Genoa, va a 36 il Lecce che aveva pareggiato contro il Monza. Nella parte sinistra ovviamente della classifica ormai l'Inter ha già vinto e festeggiato lo scudetto, il Milan blinda, quantomeno tiene distante la Juventus e si avvicina sempre più al secondo posto, con il pareggio della Juventus, del Bologna e della Roma restano tutte lì, fa punti e si avvicina invece l'Atalanta che ha ancora una gara da recuperare, quella contro la Fiorentina, vince anche la Lazio che si porta a -2 dai bergamaschi, il Napoli invece prossimo avversario dell'Udinese resta lontano dalle zone nobili della classifica, 9° posto con 50 punti insieme alla Fiorentina a +4 dal Torino. È un prossimo turno che vedrà degli scontri importanti perché si partirà con Torino-Bologna venerdì alle 20:45, poi Monza-Lazio sabato alle 18 e Sassuolo-Inter, prima gara che interesserà anche l'Udinese, sabato sera alle 20:45, poi eccolo il primo scontro salvezza, Cagliari-Lecce, la speranza ovviamente che a fare punti siano i salentini domenica alle 12:30, alle 15 poi
In campo Empoli-Frosinone, l'altro match clou per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, sempre alle 15 anche Verona-Fiorentina, alle 18 Milan-Genoa, alle 20.45 di domenica il big match di giornata Roma-Juventus e poi lunedì alle 18 Salernitana-Atalanta e andrà a chiudere il turno lunedì sera Udinese-Napoli. E a quattro gare dal termine, l'Udinese, come detto, dopo il pareggio contro il Bologna e il successo del Frosinone sulla Salernitana, si trova e si è trovata per la prima volta in questa stagione al terz'ultimo posto in classifica, che oggi come oggi porterebbe alla drammatica retrocessione. Però proprio la gara contro il Bologna ha ridato nuove convinzioni, nuova fiducia a un ambiente che adesso crede nuovamente alla salvezza. Allora andiamo a fare il punto sul calendario dell'Udinese da qui alla fine, ma anche ovviamente su quello delle concorrenti. La gara tra Genoa e Cagliari, giocata nella serata di lunedì, ha chiuso il 34esimo turno di Serie A, turno che si è concluso per la prima volta con l'Udinese terz'ultima da sola, bianconeri a quota 29 punti, a più 3 dal Sassuolo penultimo e a meno 2 dal gruppone salvezza formato da Frosinone, Empoli e Verona, tutte a quota 31. Un gradino più in su, a 32, c'è proprio il Cagliari che con un successo in quel di Genova si sarebbe probabilmente tolto in maniera quasi definitiva dalla corsa salvezza, invece con il KO contro il Grifone si trova ancora nelle sabbie mobili. Tradotto, 5 squadre in 3 punti, 4 si salvano, una retrocede e dopo la prestazione vista contro il Bologna, alla quale sono mancati veramente solo i punti, tutto l'ambiente friulano ha ricominciato a credere nella salvezza delle zebrette. Probabilmente adesso sì, la squadra ha preso davvero consapevolezza del rischio che sta correndo. Verrebbe da chiedersi come mai non abbiano preso coscienza prima della situazione, ma adesso le polemiche non porterebbero a nulla e quindi tutti uniti quando al termine mancano 4 gare, 360 minuti in cui ci si gioca tutto. L'Udinese affronterà nell'ordine Napoli in casa, Lecce fuori, Empoli di nuovo tra le mura amiche e infine il Frosinone allo Stirpe. Calendario insidioso, servono almeno 7 punti se non 8 per sperare di salvarsi. E ovviamente un occhio andrà buttato anche sul percorso delle altre. Nel weekend per esempio ci sarà un delicatissimo Empoli-Frosinone che potrebbe dire molto, con i toscani poi impegnati anche contro le due romane. E sì, l'Empoli forse ha proprio il calendario peggiore di tutte. Lo stesso Frosinone poi avrà Inter e Monza senza obiettivi. Il Verona ha il jolly Salernitana che potrebbe essere decisivo per la salvezza degli scaligeri, mentre il Cagliari deve affrontare Lecce, Milan, Sassuolo e Fiorentina. E infine ecco i neroverdi, che non hanno un calendario impossibile davanti a sé, ma che sembrano, soprattutto mentalmente, già rassegnati. Mettetevi comodi, la corsa è iniziata. E allora ascoltiamo anche le parole di Pagero facendo un passo indietro, perché lo sapete, ve l'abbiamo raccontato oggi sia durante Friuli in diretta sia durante pomeriggio Udinese, c'era Pagero ieri ospite proprio al Tonight. Ascoltiamo le parole dell'argentino che ha parlato del momento che sta vivendo la squadra e dell'appoggio costante dei tifosi. Tu che cosa pensi quando vedi l'Udinese lì? Io penso che sappiamo la situazione, però solo dipende da noi. Tu ci credi, Martino? Sì, sì. Senti che il gruppo ci crede? Sì, sì. Tanta positività, tanta unione, siamo insieme. Quello eso è troppo, si sente, è un ambiente che si sente. È vero, sì. I tifosi sono sempre con voi, sì. In trasferta, allo stadio. Sì, non solo ieri. Ieri è incredibile, sino tutta la partita. Tutte le partite. Li avete sentiti? Sì, si sente. Sì, sempre. In casa o fuori, sempre si sente. Sempre. C'è qualcosa che vuoi dirgli a quelli che adesso stanno veramente soffrendo? Sono tanti, sì. Tutti, per questa situazione, per questa stagione così difficile. No, che dobbiamo essere uniti, positivi e che di questo, ossia, no solo... No, nos salvamos tutto, o sea, insieme. Insieme. Solo insieme no, nos salvamos, sí. E ascoltiamo anche le parole di Antonio Floro Flores, il grande ex che ha detto la sua sul nuovo staff di lavoro in casa Udinese. Ora ci dici che cosa hai scritto a Fabio Cannavaro? Ah no, io mi sono sentito con Paolo che ormai mi sono sentito con Paolo che mi ha chiesto dei consigli, ma più che altro l'ho visto molto convinto, ma credo che parlava in generale. Mi ha detto andiamo a fare lì 5 giornate di full immersion, perché comunque sono giorni importanti, sono momenti, partite per partita, bisogna dare tutto se stesso, e quindi
erano molto convinti di quello che facevano. Allora gli ho mandato degli in bocca al lupo, perché è giusto che sia così. Mi ha chiesto il numero di Giampiero, che non ce l'aveva, e io ho detto: guarda, vai in una città, in una società che quando si arriva all'inizio ti puoi anche un po' spaventare, perché arrivi a Udine, a nord, estremo nord, anche io il primo anno ho fatto tanta fatica, poi con il passare del tempo, però io ho detto: guarda, che vedrai che se le cose vanno bene è una città che ti innamori, perché vivi bene, vivi sereno, ti lasciano lavorare, è la società. Ma in una società dove probabilmente in Italia sono in pochi ad avere quello che ti offre a livello di strutture, a livello di qualità, a livello di tutto. Quindi ho detto: vai, cioè, l'unica raccomandazione, ho detto: vai, fate una grande salvezza, che diventerete l'idolo di quella città. Penso che hanno tutte le qualità, è un grande staff, li conosco tutto, ci esco insieme. Quindi quando siamo stati a Napoli siamo usciti insieme. È veramente uno staff, per quello che hanno fatto nella vita, molto umile, ma veramente oggi sono all'avanguardia, possono portare qualche novità e qualche innovazione. Gli auguro tutto il bene di questo mondo, perché è una grande occasione, una grande opportunità, e sono persone che se lo meritano, al di là dell'amicizia, ma credo che se lo meritano per quello che hanno fatto nel corso della vita. In chiusura due brevissime notizie. La prima: andate ad iscrivervi ai camp dell'Udinese, sono partite infatti le iscrizioni, i posti stanno già veramente quasi esaurendo, quindi correte, perché le settimane di giugno saranno ricche di calcio dedicato ai giovani. Un camp dell'Udinese, come ben sapete, che si terrà nel centro sportivo del Bruseschi, quindi veramente a contatto, a due passi con il Blue Energy Stadium. L'altra notizia invece è che vi ricordo domenica nel pomeriggio la diretta di TV2 per l'arrivo del nuovo vescovo di Udine, Monsignor Lamba, quindi anche domenica saremo live per raccontarvi questo evento. Ora noi ci fermiamo, pubblicità, e poi linea alla Post TG.